on the man, get the cash when I can. Got a pint for the low in the bag, and I'm saying so far shout it. Salve ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Finalmente siamo tornati in un nuovissimo story time, perché so che lo stavate aspettando. E niente, in questo story time vi racconterò quella volta che le mie ex sono diventate amiche. Allora, so che può sembrare una stronzata, ragazzi, però purtroppo è successo veramente. Allora, cosa è successo? Diciamo che nel 2019, quindi 3 anni fa all'incirca, io avevo 16 anni, ok, 15-16, e diciamo che a quel tempo avevo un bel po' di ragazzine, no? E quindi cosa è successo? Diciamo che in quel periodo io ero a scuola e ho incontrato questa ragazza. L'ho incontrata fuori da scuola, perché per chi non lo sapesse andavo in una scuola dove ci sono solamente maschi e quindi praticamente è una merda. No, però comunque sta di fatto che ho incontrato questa ragazza fuori da scuola tramite amici e abbiamo iniziato ad uscire. E diciamo che in quel periodo stava andando tutto bene, abbiamo iniziato ad uscire pian piano e siamo diventati fidanzati, no? Allora, ora non vado troppo nel dettaglio, che sennò il video durerebbe tipo 50 minuti, però comunque, facendo la storia breve, ci siamo lasciati dopo all'incirca 4 mesi. Ok, la relazione stava andando bene, però abbiamo capito che non avevamo fatto l'un per l'altro, ma solamente perché non sentivo questa connessione e che non eravamo proprio aperti l'un con l'altro, cioè proprio una cosa che non ti senti a tuo agio con una persona, ok? Quindi abbiamo deciso di smettere, no? Lei a quanto pare era incazzata per questa cosa. Cioè all'inizio diceva che andava tutto bene, no, ok, niente, aveva capito anche lei. Dopo un mese però, non so, ha detto ai suoi amici che sono uno stronzo, che l'ho lasciata, che l'ho fatta piangere, tutte queste cose qua, non lo so, impazzita, tipo, no? Però io non ci ho fatto tanto caso. E poi diciamo che 2 mesi dopo ho trovato una ragazza. Quindi questo è successo 2 mesi dopo che mi sono messo con lei, cioè da quando mi ero lasciato con lei, no? Ho trovato una nuova ragazza. Sono uscito con questa ragazza, sta andando tutto bene, nostra relazione. E è successo che ci siamo lasciati anche io, questa qua. Ora non posso dire i dettagli, perché come vi ho già detto, ragazzi, il video sarebbe troppo troppo lungo. Ma l'inizio della storia è la cosa più eclatante, no? Allora, ci siamo lasciati e, per un motivo molto stupido, solamente perché ci siamo capiti male a vicenda, ok? E non abbiamo risolto una cosa, ci siamo lasciati. Diciamo che anche lei era incazzata, quindi tutte e due queste erano incazzate con me, no? Dopo passò un po' di tempo e praticamente un mio amico viene e mi dice: guarda che le tue due ex erano insieme in una storia. E io tipo: come cazzo è possibile, scusami? Prima di tutto, come si sono conosciute? E secondo, cosa ci fanno due mie ex che vanno in un club insieme? Sì, mi potete dire che è una coincidenza, magari. Ma in realtà non è una coincidenza, perché dopo il mio amico mi ha pure detto che, dato che lui era amico di tutte e due, no? Faceva un po' la spia. Praticamente la mia ultima ragazza ha conosciuto la mia ragazza precedente, perché la mia ragazza precedente gli aveva scritto mentre eravamo ancora insieme, tipo 2 giorni prima della separazione. Non aveva visto il messaggio, dicendo che io sono uno stronzo, che lei mi deve lasciare e tutte queste cose qua, no? Per vendicarsi, a quanto pare, perché gli è girato così un giorno, doveva vendicarsi su di me dicendo che sono uno stronzo bastardo, che io praticamente tradisco lei, tutte queste cose, no? E praticamente lei non aveva risposto, non aveva visto il messaggio. E dopo ci siamo lasciati, comunque ha risposto a lei. Ha detto: sì, è vero, uno stronzo, bastardo, tutte queste cose, no? Ha iniziato ad insultarmi. E poi ha iniziato a parlare di me, ha dato stronzate su di me. Poi ovviamente mi hanno insultato entrambe. Però vabbè, questi sono dettagli, no? E dopo, a quanto pare, hanno deciso di incontrarsi per parlare di me. Cioè, dovevano parlare di me perché dovevano parlare male di me, volevano insultarmi, insieme, volevano vedersi così, tanto per, no? Sono uscite e a quanto pare sono diventate amiche. Ma non è questa la parte peggiore.
La parte peggiore è che queste due ragazze cercavano di farsela con il mio amico, cioè con il mio amico, perché volevano vendicarsi. Cioè, tutte e due loro volevano farsi il mio amico, no? Questo qua che mi ha fatto vedere i messaggi. Io, ovviamente, a me non fregava un cazzo, potevano fare quel che volevano, se erano troie, facevano quel cazzo che gli pare, me lo frega, no? Però ovviamente il mio amico è bravo, non ha fatto niente, me l'ha detto, no? Di come si sono conosciute, eccetera. Poi un po' di tempo passò e vedevo che queste ragazze, diciamo, continuavano ad uscire insieme, no? Sulle storie, eccetera, si commentavano nei post. E niente, cioè, questa è praticamente la storia. E fino ad ora sono amiche. Forse migliori amiche, non lo so neanche, però comunque sta di fatto che queste qua sono diventate mie amiche. Cioè, sì, mie amiche. Sono diventate amiche tra di loro grazie a me. Cioè, non grazie a me, perché si sono lasciati con me. Volevano vendicarsi su di me. E quindi hanno fatto questa cosa del piano di baciare il mio amico, di dimorarsi il mio amico solamente per avere una vendetta su di me. E sono diventate amiche. Migliori amiche, non so. Cioè, capite, ragazzi, la situazione qua. Perché veramente qua. Non so cosa dire, cioè ditemi qualcosa voi nei commenti perché io non lo so. Comunque, perché se lo stessi chiedendo perché sto facendo un video su questa storia, allora è perché è successo tanto tempo fa, uno. Secondo, content sul canale. No, tanto perché a voi piacciono questi video, no? Le view sono importanti per il canale, no? Quindi sto cercando di far crescere il canale, quindi porto queste storie. E terza cosa, pensavo che fosse una storia un po'. Non so, dai, diciamo intrattenente da raccontare, quindi ho deciso di portarlo sul canale. E niente, ragazzuoli, quindi se la storia vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, lasciate like. E tra l'altro, per chi non lo sapesse, voi non lo sapete però, vabbè, questi sono dettagli. Ve lo sto dicendo ora, probabilmente quando questo video sarà postato io sarò a Palermo, sono a Palermo per incontrare la mia ragazza. E forse faremo dei video insieme. Quindi non lo so, fateci delle domande, qualcosa sul mio Instagram. Così risponderemo alle vostre domande, eccetera. E bla bla bla. Niente, seguitemi su tutti i vari social. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.